Ciao bellezze, benvenute in un nuovo video. Oggi parliamo dei blush Yves Rocher. Vi farò vedere tutte le colorazioni e vi dirò qualcosina che sono quasi certa che non sapete. La prima cosa che non sapete dei fardi Yves Rocher, adesso ve li faccio vedere perché ovviamente ce li ho tutti, è che sembrano veramente piccolini. Guardate, sono proprio piccini così. Ma in realtà sono così piccoli perché durano una vita. Io questi qua ce li ho da quasi un anno e guardate un po', sembra che non li abbia praticamente utilizzati. Questo perché? Perché hanno dei colori altamente pigmentati e una texture molto fine e delicata. Quindi cosa significa? Che basterà semplicemente poggiare il pennello sul fard per prelevare poco colore, ma questo poco colore colora tantissimo, quindi in realtà sono dei fard che durano veramente tantissimo. Vi faccio vedere un attimo una prova. Facciamo una prova insieme per farvi vedere quanto ne basta. Io poggio poco poco il pennellino qua. Si vede, vero? Si vede che è rosso. Cioè, l'ho solo poggiato poco poco senza neanche sfregare. Vedete che è già colorato, quindi addirittura servirà toglierne un pochino. Guardate quanto è bello. Per dare proprio un effetto più vivo al nostro viso. Vabbè, io sto esagerando perché l'avevo già messo il fard. Però per farvi capire quanto colorano. E io ho solo letteralmente poggiato il pennello nel fard senza inzupparlo per niente, quindi è il motivo per cui durano veramente tantissimo. Abbiamo tre finish matte, scintillante e perlato e abbiamo 10 tonalità che già vi ho fatto vedere così nella palettina, ma poi vi faccio vedere come al solito gli swatch nel braccio alla luce in modo tale che possiate vedere esattamente come sono i colori con la luce reale. Ovviamente questi colori qua sono colori che io non ho sfumato, quindi ho preso proprio la patacona di colore e l'ho spiaccicata sul braccio, ma come vi dicevo prima sono molto pigmentati, quindi ovviamente sul braccio vedrete il colore molto forte. Contate che sul viso sarà una sfumatura molto leggera perché andremo a prenderlo col pennello e anche a soffiare un pochino sul pennello se ne abbiamo prelevato troppo. Contengono al loro interno l'olio di rosa moschetta, per cui la profumazione di questi fard è proprio un leggero profumo di rosa, è molto gradevole. Non contengono ovviamente parabeni e ovviamente il loro packaging è ecoconcepito, quindi contengono il 18% di plastica in meno, ma questo è sempre in linea con la nostra filosofia aziendale. Benissimo, vi ho detto tutto, spiegazione velocissima, bando alle ciance, andiamo a vedere subito i colori fuori dal vivo. Sembra la fine del mondo, ma mi calma, mi chiedono in che lingua sogno, che domanda. Le mie ex hanno fatto un gruppo e sulla chat si parla solo di me. Tu prendi gioco di me, bella atmosfera. Bene, spero che questo video ti sia stato utile. Se ti è stato utile, scrivimelo qui sotto. Se hai domande, chiedi pure e lasciami un like. Considera anche di iscriverti al mio canale YouTube e attivare la campanella per ricevere nuove notifiche su questa tipologia di video. Ti aspetto anche su Instagram, ti lascio qui sotto il mio nome e cognome, mi chiamo su Instagram anna.c.pilloni, ti mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video.